Buongiorno a tutti, mi presento, sono Laura Dominici di Guida Viaggi e ho l'onore di moderare questo terzo forum. Buongiorno e benvenuti. Darwin e il lavoro, questo è il titolo del forum ed esploreremo come l'adattamento ai cambiamenti tecnologici e sociali stia ridisegnando in qualche modo il mercato del lavoro. Faremo questa escursione, questo scenario, lo disegneremo insieme a degli esperti di settore chiave che ci offriranno una loro visione strategica e operativa su come affrontare il cambiamento, su come affrontare questa fase di trasformazione. Una trasformazione che, come il payoff dell'evento Tabula Rasa, impone di ridisegnare tutto il nostro percorso. Chiamerei sul palco i nostri relatori, che sono Andrea Giuricin, Transport Economist Cesisp Unimib. Benvenuto, Andrea. Massimo Scantamburlo, amministratore delegato Hertz Italia, benvenuto anche a lei. Paola De Filippo, General Manager Saber Italy, la nostra quota rosa. Massimo Di Pasquale, Head of National Sales and Account UBET Amex GBT. E Giovanni Mattera che è Senior Manager Ben & Company. Iniziamo da te, Andrea, sei esperto di trasporti, di mobilità, approfondiremo un po' con te i principali trend di cambiamento nel settore dei trasporti, quindi la domanda è quali sono i principali trend che stai osservando, in particolare come l'applicazione dell'intelligenza artificiale sta impattando su questo settore e quali sono poi i riflessi che noi possiamo vedere sia lato trade che lato consumer. Innanzitutto grazie infinite per la possibilità di essere qua. Cercherò di portare qualche dato molto velocemente, principalmente all'inizio su qualche dato del settore, la mobilità, e poi nella seconda parte più su artificial intelligence. Quello che possiamo dire è che dopo il Covid abbiamo avuto un rimbalzo incredibile. Chi lavora nel settore lo sa bene, e se portiamo ad esempio dei dati per quanto riguarda, se vedete i dati, il rimbalzo ad esempio nel trasporto aereo è stato impressionante. Se guardiamo il numero di passeggeri, nel 1997 avevamo 53 milioni di passeggeri, siamo arrivati nel 2019 con 161 milioni di passeggeri, già l'anno scorso abbiamo superato il livello del 2019 e quest'anno probabilmente faremo 175-180 milioni di passeggeri. Ieri sera ero con Aeroporti di Roma l'anno scorso ha fatto 40 milioni e mezzo, quest'anno ne farà quasi 50 milioni pre-giubileo. Quindi capite bene, i valori sono davvero, diciamo, pazzeschi. Se andiamo a vedere i dati di previsione, nel 2030 potremmo avere addirittura 230 milioni di passeggeri. Quindi vediamo una grandissima crescita. Sappiamo che è una crescita diversa, chiaramente magari per il leisure rispetto al business travel. Sappiamo che il business travel in termini di numero di passeggeri, di teste, in alcuni casi non ha ancora raggiunto i livelli di prima, ma sappiamo che comunque in termini di spesa ha già superato quelli del 2019. Quindi sicuramente è un trend molto interessante. Su questo ho un punto da tenere bene a mente, che è quello relativo alla capacità aeroportuale. Ad esempio, parlando con tanti amministratori delegati del settore aeroportuale, c'è il rischio che al 2030 abbiamo problemi di troppa crescita, cioè che le nostre infrastrutture, e sappiamo in Italia purtroppo quanti anni ci vogliono per fare le infrastrutture, non saranno pronte per avere questo volume di traffico. E questo è il rischio più grande, bisogna cercare di velocizzare tutta la parte. C'è di un rischio di implosione in qualche modo. Sì, c'è un rischio veramente di metterci un cap da soli, che è la cosa più assurda che può capitare. Sappiamo dei piani di investimento degli aeroporti che vorrebbero metterli a terra, ma sappiamo anche delle lungaggini in Italia burocratiche per andare avanti in questa direzione. Altro tema è la sostenibilità. Allora, io sono sempre stato contrario all'obbligo di chiusura dei voli, come è successo in Francia in realtà per due voli da Orly e non da Charles de Gaulle per alcune destinazioni. Io credo che invece la competizione nell'alta velocità sia il miglior modo per portare il modal shift, e tanti uomini d'affari qua lo hanno vissuto sulla loro pelle, diciamo, come è cambiata l'alta velocità dal 2012 in poi con l'arrivo della concorrenza e grandi passi in avanti che ha fatto anche
Trenitalia con il Frecciarossa, il prodotto Frecciarossa, la frequenza e via dicendo. E pensare oltretutto, l'altro tema è la sostenibilità da tenere bene a mente, e poi arrivo, e fare efficienza da un punto di vista delle compagnie aeree, e qua poi ne parlo nell'ultima parte, in realtà aeroporti e compagnie aeree utilizzano già tanto l'artificial intelligence per ottimizzare tutti i processi negli aeroporti per le compagnie aeree e via dicendo. E questo è un tema rilevante. Dicevo, alta velocità che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, lo sappiamo bene, anche l'anno scorso abbiamo fatto i nuovi record di traffico, quest'anno si faranno nuovi record di traffico, sia le Frecce che Italo vanno alla grande, pensiamo alle Frecce che sono andate anche all'estero, in Spagna, con Irio, dove hanno preso la maggioranza, sono sicuramente un grande player, sempre più europeo, per non dire globale. Tutto questo chiaramente è un punto molto, molto importante. Ultimo punto su ultimi due punti sulla frequenza. Sappiamo che per il business travel, per tutto quello che è il mondo dei viaggi d'affari, la cosa importante è avere grande frequenza. Il grande vantaggio della concorrenza è aver aumentato tantissimo le frequenze. Qua possiamo prendere Firenze-Roma, Roma-Napoli. Vediamo che i numeri sono triplicati nel caso minore e addirittura in alcuni casi anche quasi quintuplicati. E tutto questo è un bene, avere tutto questo. E se andiamo a fare un confronto internazionale, a me capita di lavorare nel settore dagli Stati Uniti fino alla Spagna o Corea, la nostra Milano-Roma abbiamo 164 connessioni al giorno fra i due operatori rispetto ad esempio a una Berlino-Monaco che ne abbiamo 38, New York-Washington ne abbiamo 58 con la Sela, Londra-Parigi ne abbiamo semplicemente 26. Tutto questo quindi chiaramente è un grande cambiamento che abbiamo avuto. Altri cambiamenti di innovazioni, poi ripeto nella seconda parte parlerò, nella seconda domanda più sulla parte di artificial intelligence, è quello che sta cambiando, ad esempio tutto quello che è droni, ma nel senso droni per trasporto passeggeri. Abbiamo esempi anche di aziende italiane, aziende straniere magari partecipate anche da aziende italiane, su tutto quello che sono, pensiamo Volocopter solo per fare un nome, su quello che può cambiare la mobilità chiaramente di nicchia, parliamo da qua ai prossimi anni soprattutto mercati di nicchia, ma che piano piano si espanderanno. E lato droni, e l'altra cosa che io ci tengo molto è i robotaxi. Sappiamo delle problematiche per i viaggi d'affari nel mondo della mobilità non di linea, chiamiamola così, e sappiamo anche che in realtà la tecnologia è già là, senza parlare di piattaforme. Qua questo è l'esempio di Phoenix. A Phoenix ad esempio abbiamo robotaxi per un'area urbana tre volte grande Milano, che servono senza guidatori, chiaramente la città. Tutto questo chiaramente è qualcosa di molto, molto interessante, perché la tecnologia è là, chiaramente in Italia è più difficile da applicare, ma la tecnologia tutto questo aiuta tantissimo. Con questo mi fermo qua in questa prima parte, perché non vorrei dilungarmi troppo e lascio la parola agli altri ospiti. Sarà poi anche un discorso di infrastrutture che dovranno essere all'altezza poi di gestire tutte queste innovazioni. Assolutamente. Perché l'infrastruttura fisica poi dovrà adeguarsi. Anche nel mondo del noleggio auto ci sono dei cambiamenti da affrontare. Passiamo la parola a Massimo Scantamburlo, che ci offrirà una prospettiva un po' sul settore del noleggio auto e sulle competenze anche che vengono richieste per affrontare questi cambiamenti. Quindi Massimo, l'industria sta vivendo questo momento di forte trasformazione. Quali sono le competenze che stanno diventando essenziali e Hertz come sta affrontando questa trasformazione? Allora, grazie per la domanda. Innanzitutto buonasera, buon pomeriggio a tutti e grazie a UVET per l'invito. È un piacere essere qui. I temi citati dal collega sono stimolanti, no? Il robotaxi, accidenti, questo è un competitor diretto del noleggio a breve termine. La prendo un po' da lontano come risposta. Hertz non è nata ieri, perché adesso il senso della nostra azienda, che conoscete come azienda iconica, è che abbiamo 106 anni, quindi si parla di innovazione. La prima reazione potrebbe essere: ma che cosa avete da dire voi con 106 anni alle spalle? Allora, il percorso di Hertz è costellato di una sequenza di prime volte nell'industria di riferimento. Ne cito sempre una a caso, tanto il salto alla coda
Nell'autonoleggio è nato con Hertz, il noleggio in aeroporto è nato con Hertz. Quando i navigatori non si potevano acquistare come optional nelle auto, Hertz dava il device GPS, Never Lost, e potrei andare avanti. La prima prenotazione sul sito web diretto è stata fatta su un sito web di Hertz. Quello che hanno in comune queste innovazioni, innanzitutto, è che sono sopravvissute, perché non abbiamo chiaramente messo in campo solo queste. Le innovazioni che sopravvivono sono quelle che danno poi effettivamente alla prova dei fatti un reale beneficio per i clienti. Quindi ce ne sono molte altre che, ahimè, non sono elencate qui. Però hanno tutte in comune una cosa, le innovazioni di Hertz. Sono nate dall'interno, non sono figlie di acquisizioni, non sono figlie di integrazioni con player esterni che abbiamo inglobato, poi messi a massa critica, abbiamo implementato sul mercato. Quindi dove siete oggi? Oggi Hertz investe principalmente su due temi. Allora, il tema dell'innovazione ovviamente è un tema di cultura, magari lo approfondiamo dopo, nel secondo passaggio. Noi investiamo nella transizione energetica, mi dispiace ripeterlo, è la stessa cosa che ho detto qui lo scorso anno, però funziona, ci crediamo, è la nostra strategia. Hertz è l'unico player di autonoleggio che a livello globale, in tutte le country, offre realmente, quando dico realmente intendo dire prenotate e trovate quell'auto elettrica, full electric, realmente e massivamente, intendo dire con una gamba ampia, dalle piccole fino alle premium. Questo lo stiamo facendo da 3 anni oramai, è un percorso lungo, ha implicato la formazione di tutto il personale in tutto il mondo, ha portato un know-how che crediamo rappresenti un vantaggio competitivo. Parlare di veicoli full electric significa parlare di un tema anche controverso, un argomento dibattuto. Ci sono sostenitori e detrattori, è chiaro, il vincitore lo deciderà il cliente, il mercato, nessuno può imporre un prodotto. Altra storia è essere pronti. Il tema di oggi è anche Darwin. Cosa dice? Qual è la sintesi? Non vince il più forte, non sopravvive il più forte, sopravvive e si evolve colui che è più flessibile, più capace di adattarsi. Allora, l'innovare, il guardarsi intorno e mettere al centro l'innovazione è uno spirito, è segno, forse è il motivo per cui siamo qui dopo 106 anni. Questo per la transizione energetica. L'altro, molto velocemente, è quello che riguarda invece il servizio. L'altra cosa in cui crediamo è la capacità di essere la prossimità. L'autonoleggio è anche prossimità e e oggi la tecnologia ci permette di fare noleggi senza personale, quindi è facile parlare di car sharing, lo ammetto, la Hertz non è una onlus, quindi noi non facciamo car sharing free flow nelle città con proposizioni che non hanno nessun ritorno economico, ma invece mettiamo a disposizione, in alternativa al noleggio a breve, ai nostri clienti la possibilità di avere la loro flotta da noleggiare, ma con la tecnologia car sharing, senza personale. E questa è l'altra area di investimento, quindi Hertz 247. Per ora è questo. Grazie, grazie. Con Paola De Filippo andiamo un po' ad investigare il mondo del travel, il mondo dei viaggi, per capire un po' come l'innovazione tecnologica sta trasformando questo settore. Una breve premessa: il consumatore chiede soluzioni sempre super efficienti, frictionless, quindi poter modificare, prenotare, modificare, cancellare tutto al miglior prezzo possibile e senza rigidità, quindi in modo frictionless. Per questo voi, l'abbiamo scritto su Guida Viaggi nei giorni scorsi, avete in via sperimentale, state implementando questa piattaforma multisorgente, ecco. Quindi l'integrazione tecnologica sta trasformando anche le competenze che sono richieste poi nell'industria dei viaggi. Quali sono gli effetti che sta avendo per chi si affaccia sul mercato travel? Che tipo di effetti possiamo vedere? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti
E sono veramente contenta di essere qui oggi, lo dicevo anche a Luca, grazie per l'invito. E tra l'altro proprio questo panel Darwin e lavoro è l'esempio perfetto di come all'interno dell'industria dei viaggi, senza l'adattamento tecnologico non si potrebbe sopravvivere, quindi è essenziale l'adattamento tecnologico, così come le competenze STEM. E quindi se parliamo proprio del mondo del lavoro, è chiaro che ci sono diverse piattaforme. L'85% delle aziende a livello globale nei prossimi 3 anni metterà un focus veramente sulla digitalizzazione e sulla personalizzazione. Quindi questo è un dato che ci dimostra veramente quanto sia fondamentale essere al passo. Essere al passo significa non solo da un punto di vista puramente dello sviluppo tecnologico, ma anche delle proprie competenze. Ora, tu hai citato un esempio della nostra piattaforma, abbiamo da poco rilasciato anche il nostro Launchpad. Ci sono diverse piattaforme utilizzabili, quindi un giovane che entra in un'agenzia di viaggi, oggi come oggi, cosa trova? Una situazione molto diversa da quella che avrebbe trovato anche solo 10 anni fa, dove c'era una necessità di conoscere molto la parte manuale, tecnica proprio del mestiere. Oggi come oggi ci si ritrova con strumenti molto, molto user friendly, quindi anche l'utilizzo del GDS. Quando ho iniziato io si facevano una settimana, due di corsi, adesso si inizia, si accende e si utilizza, anche perché siamo tutti abituati comunque ad utilizzare computer. Però cosa succede? Che non si tratta solo di il giovane non va lì e preme i pulsanti e va avanti così, perché poi con quelle informazioni che la tecnologia ci porta, cosa ci facciamo? Quindi la tecnologia è un aiuto, un copilota. Siamo abituati, a proposito di co-pilot, è un copilota, è qualcuno che è una cosa che ci aiuta ad analizzare tantissimi dati in brevissimo tempo, fa per noi tutta la parte quella ripetitiva, comunque quella anche un po' più noiosa, e permette all'agente di viaggio invece di costruire la relazione e di personalizzare. Esempio molto, molto, molto breve, attraverso Launchpad, per esempio un'agenzia che conosciamo ha notato che il 60% dei propri clienti viaggiava per business e aggiungeva un giorno in più per questioni personali. Analizzando cosa facesse e quali erano le loro preferenze, la gente è riuscito a costruire un pacchetto su misura, e questo ha generato il 25% di revenue in più. Quindi competenze STEM, upskilling, reskilling sicuramente sono essenziali oggi come oggi, e mantenersi in continua evoluzione. Bene, grazie. E con Massimo Di Pasquale passiamo a te. Ci aiuterai a comprendere meglio come il settore dei viaggi aziendali stia affrontando la sua evoluzione darwiniana, che vuol dire adattarsi alle nuove esigenze di un mercato del lavoro che è in costante trasformazione e bisogna innovare e saper rispondere al cambiamento per sopravvivere e anche per prosperare, per svilupparsi. Quali strategie avete implementato come UVET e GBT per rispondere a questo mercato in continua trasformazione, e stanno funzionando o in corso d'opera ci sono stati dei cambiamenti? Grazie Laura, grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti. Una breve premessa, Laura. Allora, per rispondere alle esigenze di questo mercato, che è un mercato veramente dinamico, è un mercato sempre in evoluzione, è determinante che una società come la nostra, un'azienda come la nostra, sia sempre aggiornati, e poi soprattutto essere sempre al nostro massimo delle nostre performance. Detto questo, per far questo abbiamo bisogno e spendiamo tantissime risorse in termini proprio fisiche, mentali, okay? E di tutta l'organizzazione, tutta.
E quindi questa organizzazione qua che noi abbiamo, la nostra organizzazione, i nostri colleghi, ci permettono di poi essere una società, una TMC best in class e quindi essere leader su questo mercato. E quindi direi nella premessa, prima di tutti, un grazie per tutta l'organizzazione, un grazie anche a tutti i clienti che ogni giorno, no, ci danno fiducia e fanno in modo di porci in quella posizione là. Noi siamo molto felici e ogni giorno lavoriamo perché ce lo vogliamo meritare. È un discorso win-win. Poi è un discorso win-win, esatto, esatto. Faccia a faccia tra aziende. Esatto, ma noi siamo molto orgogliosi di questa cosa, molto orgogliosi. E detto questo, che cosa abbiamo fatto? E poi vediamo se ha funzionato o no. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo investito tantissimo in tecnologia, innovazione, ricerca, e quindi per far cosa? Per assolutamente migliorare i prodotti e servizi che avevamo già sul mercato e crearne di nuovi. Negli anni bui della pandemia, quindi stiamo parlando 20, 21, 22, non siamo stati là a piangerci addosso. Abbiamo messo tutte le energie e abbiamo ricostruito, ridesignato il nostro sistema di self-booking tool. E quindi questa nuova versione di Biz Travel Evolution ci permette, no, di andare sul mercato anche con il modulo di intelligenza artificiale di cui ne parlava il presidente stamattina, e con grande soddisfazione. Immagina che nel 2024 sul totale delle nostre transazioni, che sono circa 3 milioni, non sono poche in un anno, solo le transazioni effettuate in modalità self sono il 39%, è un risultato eccezionale. Se a questo risultato ci andiamo ad aggiungere tutte le integrazioni dirette con le grandi aziende, quindi principalmente con Coursera, Itric, no? Tutta la parte di touched, non self, ma touched, arriviamo a un 66% di tutte le transazioni che noi transiamo in queste modalità. Ce ne rimane un milioncino ancora da sistemare, però insomma i nostri numeri sono questi. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato assolutamente su tutta la parte di analisi dei dati e quindi strumenti nuovi, ok? Perché? Perché l'analisi dei dati è importantissima per disegnare scenari, comportamenti d'acquisto, opportunità, rischi, anomalie. E quindi tutta questa analisi che noi facciamo, lo facciamo per i nostri clienti, è un elemento di consulenza, okay? Perché andare quindi proporre prodotti di questo genere, quindi supporto alle nostre aziende di questo genere, ci pone, no, come proprio consulenti all'interno delle nostre aziende. E ti devo dire che negli ultimi sei mesi abbiamo detto che noi ci siamo trasformati, perché poi fondamentalmente tutta l'era digitale, tutte le aziende sono dietro al concetto di dire dobbiamo trasformarsi digitalmente. La digital transformation, tutti quanti abbiamo imparato, abbiamo capito che aumentare il nostro livello di digitalizzazione crea assolutamente vantaggi dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista delle sinergie, dal punto di vista dell'abbattimento dei costi, dei prodotti, ok? E quindi noi abbiamo quasi coniato un'altra terminologia, perché noi non siamo più una TMC, la UTCBT è una Travel Management Consulting and Technology Company. Abbiamo fatto proprio un passo, ti dico questo perché negli ultimi 2-3 anni, se noi ci siamo dovuti confrontare con termini assolutamente sconosciuti e imparare i loro significati, no? SFTP, interfacce API, XML, token sicurezza, cioè tutte cose che fino a ieri, e quindi siamo passati proprio dalla parte di tecnologia. Adesso quando si approccia un cliente è difficilissimo parlare di viaggi. Si parla di integrazione, si parla di consulenza, si parla di tecnologia, di tutto, ma
Tutto il resto lo diamo per scontato. Poi un cambiamento così veloce che bisogna in qualche modo anche anticiparlo. No, no, esatto. Poi ne parleremo, no? Sull'anticipazione, il futuro, perché noi siamo un'azienda darwiniana. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto altre due cose molto importanti. La prima cosa è che ci siamo trasformati anche qua da una TMC italiana, ormai attraverso sistemi ed hub, e quindi con degli hub cominciamo già dal 2023, cominciamo a servire aziende in Europa e in tutto il mondo, e quindi una visibilità completamente diversa. L'ultimo, penultimo tema, e poi ne parleremo nella seconda parte, diciamo nel quarto forum, abbiamo messo su un team executive, niente male, considerate che non un team di gestione del passeggero in una certa maniera, ma stiamo parlando di un sistema di concierge, quindi molto molto interessante, fa la differenza. E considerate che voi il 65% delle aziende del MIP 30 sono servite da WTGBT, quindi anche tutti... Non anticipiamo il discorso della personalizzazione. No, assolutamente. Oddio, mi hanno staccato, basta, non mi fanno più parlare. Allora, l'ultimo è che abbiamo fatto una cosa molto importante. Noi abbiamo sempre ascoltato clienti, fornitori, loro idee, siamo sempre rimasti in ascolto, perché anche le cose più banali, le cose che non gli dai un senso, se tu hai, e quindi questo sta veramente nel nostro DNA, se tu hai la capacità di ascolto e soprattutto con la testa senza sovrastrutture, perché le sovrastrutture sono quelle che ti dicono si fa sempre così, si è fatto sempre così, e quindi ritornando al concetto di tabula rasa, proviamo a togliere tutte le nostre sovrastrutture che abbiamo, vediamo come dobbiamo fare, perché il nostro, diciamo un po' la nostra vision è quella di dire cambiare, perché se non si cambia si rimane sempre allo stesso posto. Questa è un po' la visione. Chiaro. Bene, concludiamo questo primo giro di domande con Giovanni Mattera per capire e analizzare come le aziende possono sfruttare poi la formazione continua e l'intelligenza artificiale per restare competitivi. La domanda è come le aziende stanno approcciando l'intelligenza artificiale e quali i rischi e le opportunità connesse e come può essere facilitata in qualche modo l'adozione. Grazie mille Laura. Attraverso upskilling, reskilling, certo. Poi ci spiegherai attraverso la ricerca. Grazie mille Laura e grazie ad UVET per l'invito a questo evento. Durante l'intervento di oggi vorrei parlarvi, diciamo, in maniera un po' più trasversale, non a livello di singolo settore, ma in maniera trasversale di quello che sta facendo l'intelligenza artificiale sulle organizzazioni, perché secondo noi, come Bain, che stiamo svolgendo diverse, appunto, collaboriamo con i clienti, ma stiamo svolgendo diversi studi, diverse analisi, anche dal punto di vista etico dell'impatto dell'AI, secondo noi questa è una delle trasformazioni proprio a livello aziendale più grosse a cui si è mai assistito. Quindi quando si parla di impatto dell'intelligenza artificiale non bisogna parlare solo di impatto, quindi del cosa, quindi cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale all'interno delle nostre organizzazioni, ma è importante parlare anche del come, perché l'intelligenza artificiale non è soltanto un ok, posso migliorare questa cosa. Per arrivare a quel risultato devo fare un percorso. Quindi oggi nel mio intervento vorrei discutere anche questi punti qui. Quello che stiamo vedendo è una forte crescita degli investimenti negli ultimi anni sull'intelligenza artificiale. Tantissime aziende l'hanno inserita, le top firm globali, il 90% delle top firm globali hanno inserito l'intelligenza artificiale come una delle top priority, non solo diciamo di oggi ma anche per il futuro. Quindi è un enabler, è un elemento chiave della strategia che di fatto andrà a trasformare quello che è il business. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale però, come detto anche prima, parliamo di un qualcosa che sta influenzando non un singolo settore ma tutti i settori, non una singola funzione aziendale ma praticamente tutte le funzioni aziendali, chi più chi meno. Quindi quando parliamo di benefici, e se ne sente tanto parlare, noi l'abbiamo riassunti in due macro aree che di fatto vanno tipicamente a impattare sia lato ricavi che lato costi di un'azienda. Tutta la parte di personalizzazione, dove chiaramente il marketing è una delle
chiavi e degli elementi principali che viene impattato dal fenomeno, in particolare dalla generative AI, che è un'evoluzione dell'intelligenza artificiale, che chiaramente porta una serie di vantaggi di cui parlavamo anche prima, relativi alla personalizzazione, che di fatto ci permettono di avvicinarci sempre di più al cliente, alle sue esigenze, e quindi di riuscire a recuperare chiaramente un vantaggio anche da quel punto di vista. Ovviamente uno degli assi chiave poi è l'efficienza, ovvero l'automazione. In questo caso però non dobbiamo vedere soprattutto la Gen AI come un sostituto, no, di quello che facciamo, ma piuttosto come un elemento che va ad integrare. Va a integrare perché se oggi io faccio un'attività al 100% da solo, probabilmente domani mi farò aiutare per fare il 70% e il 30% lo dedico solo a un'attività di valore aggiunto che è di verifica rispetto a un output che mi viene proposto dall'intelligenza artificiale. Quindi non è sostituzione, ma è enforcement, è aiuto, e quindi io vado a dedicare, diciamo, del tempo a un'attività a maggior valore aggiunto. Chiaramente, come detto anche prima, è un percorso. Non ci si arriva subito, non ci si arriva in maniera semplice. Come ci si arriva? Lavorando su degli abilitatori, chiaramente. Gli abilitatori sono, da un lato, il tema del rischio, la gestione del rischio, la gestione dell'etica, perché chiaramente l'intelligenza artificiale porta dietro tutto un tema di sostituzione, cambiamento, rivoluzione. Quindi è importante anche accompagnare, diciamo così, l'introduzione di questa tecnologia anche con dei, diciamo, dei programmi chiaramente di change management. Oltre a questo c'è la componente tecnologica. Prima ne parlavamo tanto di come le aziende si stanno trasformando e stanno innovando. È chiaro che mai come nel passato, anche con i nostri clienti lo stiamo vedendo, quando si va ad adottare una tecnologia che è l'intelligenza artificiale, le infrastrutture tecnologiche devono essere super flessibili, perché oggi se io sfrutto una tecnologia di intelligenza artificiale che è la migliore, come abbiamo visto stanno crescendo molto velocemente, quindi in 2 anni magari quella tecnologia non sarà più utile, e quindi io devo la mia infrastruttura la devo adeguare e far sì che in un nanosecondo passo dal player A che mi sta fornendo questo servizio al player B. Questo è chiaramente importantissimo. Quindi abbiamo detto che la Gen AI in particolare offre delle opportunità straordinarie alle aziende, e questo l'abbiamo approfondito, ripeto, anche con un report, con un'analisi, con uno studio che abbiamo fatto anche in ambito ethics in AI negli ultimi mesi, e abbiamo riportato in questa slide anche tutti gli assi che vedevamo nella slide precedente per portare, diciamo, dei numeri chiave. Quando si parla di personalizzazione è chiaro che poi ci si scontra, come vediamo da questa survey, sul tema della data privacy. Il 40% dei consumatori oggi è preoccupato su aspetti di data protection. Questo però non deve essere visto come, lasciatemi dire, come una minaccia, ma piuttosto come un'opportunità per un'azienda per essere più trasparente nei confronti del proprio cliente, far capire come si utilizzano i dati, come si sfruttano i dati, al fine di fidelizzarlo ancora di più e quindi creare una relazione ancora più forte rispetto al passato. Quindi dobbiamo provare, come sempre, a trasformare il rischio in opportunità. Così come anche, come vediamo, diciamo, nella parte di automazione, molte figure di spicco vedono l'automazione come, diciamo, un elemento che possa avere anche un impatto sociale. Quindi chiaramente questo cosa significa? Significa che le aziende devono definire mai come questa volta una strategia di reskilling, upskilling che sia il più possibile indirizzata ad accompagnare questo cambiamento. Abbiamo detto che ci sono tanti benefici, tante opportunità, però spesso, ascoltando le aziende, queste hanno un blocco, nel senso che, come possiamo vedere, il 40% delle aziende intervistate dichiara che sono presenti degli ostacoli. Quindi noi abbiamo visto nella slide precedente tanti investimenti, dall'altro lato guardiamo gli ostacoli. Questo che cosa significa? Significa che non basta dire soltanto sto investendo, ma devo farmi anche la domanda su ok, ma sto investendo, ma sto accompagnando poi la mia macchina, le mie persone, il mio talento affinché poi di fatto tutti questi investimenti possano fruttare nella maniera adeguata. Quello che abbiamo visto poi parlando con le aziende è che
per andare lungo questa direzione si stanno portando avanti tre iniziative principali. Tre iniziative principali che chiaramente sono volte a massimizzare i benefici, ottenere i benefici da questa, dall'adozione di questa innovazione. Uno è sicuramente il tema dei piani di change management e di introduzione di una cultura AI driven. Qual è l'obiettivo qui? È non portare, tra virgolette, top down un'innovazione all'interno di un'azienda, ma far capire poi a chi deve adottare quello strumento, quella tecnologia, quali sono i benefici e come sfruttare al massimo questa cosa. Perché a volte gli errori che fanno le aziende sono, ok, questo è quello che devi usare, vai. Invece in realtà bisogna far capire il perché si usa quella cosa e qual è il vantaggio, no? Di utilizzare quella cosa anziché fare un lavoro da sé e non provare a cambiare il modo di farlo. Ecco, quindi stiamo assistendo a delle aziende che sono partite chiaramente con piani di change management, così come programmi di reskilling e upskilling. Inoltre chiaramente si sta guardando verso l'esterno, si sta guardando verso l'esterno con l'obiettivo di cercare sempre di più nuove figure e chiaramente nei prossimi anni l'occupazione di figure come data scientist, esperti di intelligenza artificiale crescerà tantissimo e stanno nascendo anche nuove figure come esperti di prompt, il che significa persone esperte nel fare delle domande, perché tutti quanti sicuramente, non voglio far nomi, ma avremmo utilizzato delle applicazioni a cui abbiamo fatto delle domande per ricevere degli output, però è importante anche saperla fare la domanda, perché se io faccio la domanda in un certo modo senza dare il contesto, chi sono io, perché sto facendo questa domanda, come voglio l'output, probabilmente la macchina mi risponde in un modo poco efficace, poco utile per i miei scopi. Quindi chiaramente si stanno, esatto, e quindi si stanno, stanno crescendo anche diciamo figure specialiste di prompt engineering, diciamo AI teacher per diffondere un po' la cultura all'interno dell'azienda. E infine chiaramente uno degli impatti principali, come detto anche prima, è il tema dei processi. Quindi fino ad oggi le organizzazioni si sono ridisegnate con l'obiettivo di servire meglio il cliente, ottimizzare le attività interne. È chiaro che oggi cioè, le aziende ci chiedono spesso di ridisegnare i processi anche nell'ottica che ora c'è questa componente in più che è l'intelligenza artificiale che deve essere sfruttata al massimo. Immagino anche step interni di valutazione, no? Intermedi nel passaggio diciamo di queste pratiche. Esattamente, esattamente. Tipicamente ma all'interno dell'azienda vanno verificate poi le varie. Esatto, quello che accade di solito è che si fa una valutazione degli impatti, perché chiaramente all'interno di un'azienda tipicamente ci sono delle aree più impattate e delle aree meno impattate dalle innovazioni. Di conseguenza bisogna ben segmentare all'interno dell'azienda chi è diciamo più impattato dal cambiamento e a seconda dei cluster fare dei piani di accompagnamento diversi, chiaramente. Questo anche guardando, diciamo, qua stiamo parlando di quello che è successo, quello che stiamo vedendo diciamo nelle aziende, ma anche guardando verso il futuro dobbiamo chiederci, ma tutti quegli investimenti che abbiamo visto nella prima slide, quella crescita di investimenti, è accompagnata nel modo giusto? Oppure come possiamo far fruttare il ROI, il famoso ROI, no? Come possiamo massimizzare il ROI degli investimenti che abbiamo visto prima? Secondo noi uno degli elementi è la collaborazione. La collaborazione cosa significa? Significa che questa innovazione non è un'innovazione di una singola azienda, è una innovazione globale, mai come nel passato questa è un'innovazione globale, quindi c'è tutto un tema di creare delle magari academy di filiera, quindi diffondere la cultura dell'AI, programmi di learning sull'AI non solo nella singola azienda ma su tutti i player della filiera e chiaramente anche accompagnare le persone che si stanno affacciando al mondo del lavoro a magari programmi appunto di reskilling e potenziamento delle competenze di AI. Oltre a questo, e chiudo, non è solo un tema di aziende, di business, ma è un problema è un tema di ecosistema, è un tema di paese. Qui il cambiamento va fatto con una collaborazione stretta tra imprese, istituzioni, start-up, centri di ricerca,
quindi deve essere fatto in maniera globale, in maniera tale che al massimo possa essere sfruttato anche a livello nazionale questa superpotenza che è l'intelligenza artificiale. Di conseguenza, diciamo, in conclusione, la cosa da passare come messaggio secondo noi è che i leader devono essere consapevoli del fatto che qui non si parla di un'innovazione tecnologica, ma si parla di una sfida sia strategica che culturale. Grazie. E torniamo da Andrea per approfondire in questo secondo giro di domande le trasformazioni a lungo termine, in questo caso nel settore della mobilità. Guardando al lungo periodo, quali sono a tuo avviso le trasformazioni che prevedi nel settore della mobilità, sia in termini tecnologici poi che organizzativi, per affrontare le sfide del futuro? Innanzitutto sarò molto breve, perché ho visto i tempi sono brevi e dobbiamo rispettarli. Ma io porto solo alcuni esempi. Mi è piaciuta molto l'idea della collaborazione di startup. Proprio ieri ero questi 10 grandi aeroporti messi insieme per fare una startup, una call for startup che hanno fatto insieme da Narita, Roma, Monaco, quindi grandi aeroporti. Quindi il tema collaborazione, ad esempio qua ho portato alcuni esempi delle AI robot per quanto riguarda tutta la parte aeroportuale, un mercato che nel 2030 sarà da 2 miliardi e mezzo di dollari, quindi inizieranno a essere mercati che iniziano a essere importanti. Abbiamo tanti esempi, pensiamo alle self-driving wheelchair, pensiamo ad esempio una cosa che a me piace molto è anche tutta la parte di ottimizzazione della capacità. Noi come dicevo prima, uno dei temi, settore ferroviario come sappiamo bene, settore aereo, abbiamo dei problemi di capacità. Come possiamo ottimizzare tutto questo con l'artificial intelligence? Esistono già delle start-up, esistono già delle tecnologie che utilizzano un'ottimizzazione veramente molto importante su tutti i processi che hai dentro un aeroporto, dentro una compagnia aerea, dentro, volendo, anche una stazione. E tutto questo secondo me è applicabile anche intersettoriale, cioè in realtà l'ottimizzazione con strumenti simili riesce a applicarla anche in altri settori. Questo secondo me è molto molto rilevante. Altra cosa è tutto quello che nel mondo dei viaggi vediamo sempre di più, voi lo conoscete meglio di me, ma abbiamo tantissime applicazioni sempre di più che possono essere utilizzate proprio per rispondere al meglio alle esigenze, cioè per cercare di dare servizi sempre migliori ai clienti. Cioè, come si diceva giustamente, non è questione che deve fare tutto l'artificial intelligence o tramite come porre le domande, ma è come farci supportare. Cioè, è uno strumento impressionante che può migliorare tanto la produttività. Chiaramente tutto questo comporta dei cambiamenti molto complessi all'interno delle organizzazioni, come è stato detto, e bisogna saper adattarsi in tutto questo, capire che cosa è meglio per la mia azienda, cosa è meglio per il settore, cosa è meglio riuscire a fare insieme, che cosa posso fare da solo, invece quale può essere il mio vantaggio competitivo. Tutto questo nel mondo chiaramente del travel e dell'industria anche dei trasporti sono tutti elementi essenziali, per quello il titolo legato a Darwin chiaramente è essenziale, ma anche fare tabula rasa significa riuscire a ripensare proprio completamente il proprio modello di business con tutta la tecnologia che esiste. Quindi mi chiudo qua perché so che i tempi sono stretti e vi ringrazio. Benissimo. E parlando di cambiamenti interni, torna il tema della formazione. Massimo Scantamburlo, come Hertz Italia investe nella formazione continua dei propri dipendenti per prepararli poi alle sfide del futuro e garantire anche quella che è la competitività aziendale? Allora, a parte la risposta scontata, sì, ma provo a parlare più che di formazione, di cultura aziendale. Anche qui inizio il discorso facendo un passo indietro e cito la frase più famosa di Peter Drucker, che è colui che ha creato la disciplina del performance management. La frase che io ricordo sempre è che la cultura si mangia la strategia già a colazione. Il significato qual è? Che senza cultura aziendale potete avere i piani migliori del mondo, la strategia più rifinita, ma non andrete da nessuna parte. Questo per dire cosa fa Hertz dal punto di vista della strategia e soprattutto dal punto di vista della cultura. La cosa più complessa in un'organizzazione così grande, distribuita, 150 paesi, migliaia di location, è quella di avere tre pilastri per quello che riguarda la cultura aziendale. Una, l'avete immaginato, già l'avete letto anche, We Drive Change, l'innovazione, ne abbiamo parlato.
E ci sono delle cose che facciamo nello stesso modo in tutto il mondo, quindi transizione energetica, car sharing, S24/7. Adesso vi vado a sostanziare gli altri due pilastri, perché hanno un riflesso importante, perché una cosa è scriverlo, un altro poi è farlo. Mettere le persone al primo posto, e le persone sono gli impiegati, i dipendenti e ovviamente i clienti. Allora, in ERTS non si parla di clienti, non troverete un documento interno di ERTS, una procedura, un processo, un discorso che si riferisca ai clienti, se non chiamandoli come ospiti e non clienti. Questo è un mantra e non c'è, francamente non è nemmeno messo in discussione, si rifà alla cultura dell'ospitalità ed è un punto di partenza importante che poi arriva alla soddisfazione degli ospiti. Allora, NPS, tutti ne parlano, quello che posso dirvi è che in tutta l'organizzazione ERTS i dipendenti sono riconosciuti in base alla performance NPS e questo secondo me accade più o meno ovunque. La cosa che forse accade meno da altre parti è che top down, e posso citare il mio caso, ho un ruolo importante anche ovviamente qui in Italia, la mia parte di retribuzione variabile, nella mia retribuzione variabile l'NPS pesa tanto quanto il risultato economico. E questo direi che invece è qualcosa di profondamente speciale, che non ammette compromessi e che potete immaginare dal vertice fino alla base arriva quindi in maniera molto forte. E l'NPS è uno strumento estremamente sfidante perché premia solamente col voto positivo da 1 a 10 coloro i quali ti danno 9 e 10. Attenzione, e i detrattori, quelli che ti danno meno di 7, vanno a diminuire il voto da 9 a 10. Quindi immaginate quando ricevi un bel target di fare 50 su questo numero e devi avere almeno il 70-75% dei tuoi ospiti che ti danno 9 e 10 alla loro esperienza di noleggio. Questo è quello che significa mettere per prime gli ospiti. L'altro pilastro è si vince insieme, e si vince insieme ovviamente nell'organizzazione. Un altro punto importante della mia retribuzione variabile è fare quello che riportano i miei colleghi, non a parole ma con i fatti, e vengo valutato, e vengono valutati i miei direttori e i miei manager a cascata, in maniera puntuale. Non sulla tabellina Excel, ma su Oracle, rimane lì scritto prima e alla fine dell'anno. E siccome si vince insieme anche con gli ospiti, abbiamo anche la possibilità, e questo è il punto importante, che magari vi interessa di più, è meno dietro le quinte, avere la possibilità di implementare una strategia che noi diciamo global. Ok, siamo un'azienda globale, però abbiamo la possibilità qui in country di fare qualcosa di speciale. L'Italia è sicuramente una fantastica destinazione turistica e ERTS offre tutto quello che di premium sa fare, ma siamo anche il paese delle province, dei comuni, del terziario, e l'autonoleggio è anche prossimità. Ecco, noi abbiamo una strategia global che in Italia è premium, ok, ve l'ho spiegato, destinazione turistica, ma anche professional, quindi grandissima attenzione al B2B. E in effetti il B2B per ERTS in Italia pesa il 50% del business, nonostante potrete immaginare che siamo una meta molto ambita per l'inbound. E il terzo pilastro di questa strategia global è prossimità. Single brand, abbiamo il network più capillare qui nel paese. Questo è a chiudere un po' questo ventaglio, quindi tre valori aziendali delle evidenze che vanno a rafforzarli e a portarli fino all'ospite. Grazie. Con Paola vorrei tornare sul tema della tecnologia per capire meglio come si può bilanciare innovazione e personalizzazione nel settore dei viaggi.
in un contesto poi in cui l'intelligenza artificiale, abbiamo visto, sta diventando sempre più centrale. Quali sono però in pratica le soluzioni tecnologiche che stanno davvero aiutando le piccole e medie agenzie di viaggio ad adattarsi a questa trasformazione, però mantenendo un'esperienza cliente che sia umana, personalizzata? Allora, prima ho accennato come l'85% delle aziende globali mette un focus sulla personalizzazione e sull'automazione. Se entriamo all'interno invece del campo agenziale, è il 67% delle agenzie che ritiene che l'automatizzazione e la personalizzazione sono essenziali, che sta investendo ed investirà nei prossimi 3 anni in questo. Ora, questo cosa significa? Che le aziende di tecnologia devono sapere già quali sono le necessità che arriveranno. Ora, io prima ho accennato al Launchpad, ma perché è uno degli ultimissimi prodotti che sono usciti, ma che sta uscendo una serie di prodotti proprio per questo. Proprio la cosa importante, qui anche si ricollega al discorso tabula rasa, la cosa importante da tenere a mente è che oggi come oggi noi vediamo nascere dei lavori che prima non esistevano. Spesso ci si chiede, ma tutta questa tecnologia, l'intelligenza artificiale, prenderà i nostri posti di lavoro? Sì, prenderà i posti di lavoro che possono essere sostituiti, ma non la parte umana. Potenzierà la parte umana e genererà nuovi lavori che fino a ieri magari neanche, ma veramente fino a ieri, forse fino a 10 minuti fa, quando lui ha accennato il prompt engineering, addirittura, chissà, magari, ma c'è anche una, forse un'università che fa questa cosa. Perché è importante anche sapere cosa chiedere all'agenzia. Quindi, se noi inseriamo all'interno di un'agenzia di viaggi una serie di tool che la gente può utilizzare e che gli permette di liberare molto tempo e molta risorsa per potersi focalizzare su ciò che è importante. Ora, un esempio di un'agenzia piccola, una PMI, in una città medio-grande, che magari ha un gruppo, una famiglia, una coppia in luna di miele e un business traveler. Sicuramente la tecnologia gli permetterà di trovare la soluzione migliore per ognuno di loro, con i giusti voli, le giuste tariffe e l'hotel nel posto giusto, con le richieste. Io ho fatto è famoso il mio esempio del latte di pecora verde a 5 zampe, e la tecnologia ci aiuta in brevissimo tempo ad analizzare tutti i dati e trovare quello. E noi abbiamo diversi prodotti che lo fanno come GDS. Il tocco umano che fa la differenza è quando l'operatore sa che a me, che faccio business travel quotidianamente, se vado a Milano piacerebbe andare molto probabilmente con il drone autopilot di cui ha parlato Andrea. Quindi la tecnologia potenzia sicuramente il lavoro dell'operatore, ma è il tocco umano che fa la vera differenza e che rende memorabile l'esperienza del viaggiatore, perché poi fondamentalmente noi qui siamo un ecosistema, okay? Noi qui copriamo gran parte di questo ecosistema, ma al centro di questo ecosistema c'è il viaggiatore, ci siamo noi anche, noi in quanto viaggiatori. E cos'è che io mi aspetto? Io mi aspetto che se vado a fare un viaggio con la mia famiglia, con mio figlio, io che viaggio spesso per lavoro, ma magari questa volta finalmente posso, adesso arriveranno le vacanze di Natale e qualcuno di noi forse riuscirà ad andare in ferie, posso fare un viaggio, io voglio che sia un'esperienza memorabile, perché posso veramente dedicarmi solo a quello, anima e corpo, e senza il tocco umano dall'altra parte questa cosa non può avvenire. Quindi nell'evoluzione sì, è importante una tecnologia all'avanguardia e potente, ma chi davvero sopravvivrà sarà chi in maniera intelligente saprà integrarlo nella propria quotidianità. Con la sensibilità, l'ascolto nei confronti del cliente. Sempre. Bene. Chiudiamo questo terzo forum con Massimo e esploriamo un po' con te come il settore dei viaggi aziendali sta evolvendo poi per affrontare opportunità, sfide
in un contesto in cui l'adattamento a queste nuove dinamiche è una premessa per evolvere e per andare avanti, per avere un ruolo sul mercato. Guardando al futuro, quali sono le principali sfide che vedi per il settore dei viaggi aziendali in relazione a questa evoluzione che abbiamo visto nel mercato del lavoro? Sì, sono disperato perché ho ascoltato talmente tanti spunti che vorrei parlarne per mezz'ora, no? Cioè, adesso ho pochissimo tempo, chiudo. Va bene. Allora, dal punto di vista della nostra organizzazione, la più grande sfida che vediamo è quella di essere coerenti con noi stessi. Prima parlavo di vision, no? E quindi la nostra grande sfida è quella di essere coerenti con la nostra vision. Continuare ad essere sempre in ascolto, il nostro mercato, i nostri clienti, i nostri fornitori, e non porci limiti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo ascoltare tutto, né limiti né confini, perché se ci mettiamo limiti e confini siamo, no, no, non siamo in quella logica. Noi poi fondamentalmente quando parliamo di, no, di filosofia darwiniana, no? È che Darwin dice, bene, bisogna trasformarsi per poter sopravvivere, no? È importante questo concetto. Nella nostra organizzazione il concetto di sopravvivenza non esiste, nel senso che noi non vogliamo sopravvivere, noi vogliamo tracciare il futuro, no? In modo tale da, voglio dire, di esprimere tutte le nostre potenzialità. E un termine, come dicevo prima, tracciare il futuro vuol dire percorrerlo anche, no? Che cosa vogliamo fare nel prossimo biennio? Vogliamo fare quattro cose molto semplici: aumentare la nostra qualità di servizio, top. Diminuire i nostri tempi di risposta, vogliamo dimezzarli, ok? E arricchire la nostra offerta e quindi arricchirla di più, e tenere sempre sotto controllo un concetto importante che è l'attenzione alla sicurezza delle informazioni, che nel nostro campo è un elemento fondamentale, fondamentale. Per fare questo e avere soprattutto un modello di business sano, perché poi c'è bisogno di avere un modello di business sano e soprattutto sostenibile, che cosa dobbiamo fare? Due cose: più tecnologia, ok? Più tecnologia, e dall'altra parte bisogna cominciare a mettere su dei processi di formazione e trasformazione che ci permettano di accompagnarci, no? Okay? Già da giugno di quest'anno abbiamo messo su un bel think tank, no? Di circa 12 persone, dove ci abbiamo messo dentro e specialisti di intelligenza artificiale, e specialisti di machine learning, e sistemisti, analisi di processi, operatori specializzati, perché non ci dimentichiamo poi che cosa facciamo noi nella vita, per fare una cosa, per porci un obiettivo: cercare di modificare quello che è l'algoritmo delle TMC. Più clienti, più qualità, più velocità, uguale più forza lavoro. Dobbiamo cambiarlo, dico qualche numero. Perché dobbiamo cambiarlo? Perché non ci riusciremo mai a raggiungerlo con le stesse metodologie. Più forza lavoro, più forza lavoro. Non siamo più sostenibili e non siamo più un'azienda sana. No, è normale. Do solo qualche numero. E la nostra organizzazione, per ogni minuto che vediamo che sta trascorrendo, emette 30 documenti di viaggio. Per ogni ora ne facciamo 1400. Ogni giorno emettiamo 14.000 documenti. Ogni anno ne facciamo 3 milioni e 2. Altri numeri, come diceva il presidente Patanè stamattina, ogni anno riceviamo circa, solo inbound, 4 milioni di email, e praticamente spendiamo forza lavoro per 200.000 ore in un anno. Riceviamo 600.000 telefonate, no? E anche qua spendiamo un numero, migliaia di ore al telefono. Per cambiare, per raggiungere quegli obiettivi che vi dicevo, no? Qualità, velocità, ricchezza delle informazioni, bisogna cambiare l'algoritmo. Assolutamente, se no non ce la facciamo. E quindi proprio per questo e dobbiamo avere più clienti, dobbiamo fornire più qualità, dobbiamo essere più veloci. Come?
mettendo su sistemi di intelligenza artificiale, mettendo su più potenza elaborativa, perché ci vuole più potenza elaborativa, trasformando il nostro personale fondamentalmente, seguendo tutto il concetto del change management per arrivare a questo obiettivo. Questo è determinante per noi. E devo dire che ci ho finito, va bene, ok. Bene, grazie. Grazie ai nostri ospiti per i contributi ricchi di spunti, di riflessioni. È evidente quindi che adattarsi al cambiamento comporta anche un'opportunità, non è solo un rischio, una sfida. Spero che questa discussione sia stata di stimolo un po' per tutti. Vi invito a seguire anche il quarto forum e grazie ancora ai nostri relatori. Grazie. Grazie. Bene. Grazie, perfetto, lasciamo qua, partiamo. Per il quarto forum dal titolo Conosci te stesso, uno o molti, un titolo diciamo pirandelliano. In questo incontro esploreremo il tema dell'esperienza qualitativa. Prego di prendere posto così possiamo iniziare, possiamo andare avanti. Quindi esploreremo il tema dell'esperienza qualitativa e il suo ruolo nel successo di un brand, parleremo di personalizzazione, esclusività, come creare un legame emotivo duraturo con i clienti. Abbiamo con noi degli ospiti di altissimo livello che ci guideranno attraverso le loro esperienze, le loro strategie. Iniziamo a chiamarli. Davide Oldani, chef e proprietario del ristorante Do e del ristorante Olmo. Prego. Prego, si accomodi pure qui. Ettore Cavallino, Senior Director Development Luxury Brands Europe and North Africa di Accor. Fabio Andaloro, Sales Director Air France KLM. Grazie. Tommaso Fumelli, VP Italy Sales Ita Airways. Claudia Florian Milan, BTC Manager di Uvet American Express. Cesare Velotti, Global Travel and Expenses Manager di CNH Group. Partiamo da lei, chef. Iniziamo con Davide Oldani, uno dei più grandi interpreti della cucina italiana, per comprendere come l'esperienza sensoriale sia poi alla base di un'identità gastronomica di successo. La cucina è uno dei settori dove l'esperienza sensoriale gioca un ruolo fondamentale. Come riesci a tradurre la tua identità culinaria in esperienze che creano poi un legame profondo con i tuoi clienti? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie della presentazione. Come faccio con tanto lavoro? Molto semplice. Alzarsi presto la mattina, farlo con coscienza e poi dedicare tutto quello che si ha alla passione, per cui al mio lavoro, e di riflesso inconsciamente arriva anche all'ospite finale, per cui si costruisce tutto il progetto in base alle idee che abbiamo, è vero, ma altrettanto a quello che potrebbero essere le idee accettate dalle persone che vengono a trovarci, perché da noi devono avere un buon servizio e un buon cibo, sono due cose, non sono molte. Dietro a queste due cose c'è una complessità incredibile, per cui si torna a mettere al centro il valore umano e poi tutto il resto, quello che sono numeri, che sono progetti, budget, tavolino, tutte queste cose arrivano dopo. Credo che il mio mestiere vada imparato
a bottega, come si diceva, utilizzando la testa e soprattutto utilizzando il cuore da mettere a disposizione alle altre persone, ai collaboratori, ai fornitori in primis e poi in ultimo agli ospiti. Certo, parlando prima spiegavi che il discorso del brand fa più capo a quello che è il ruolo di un'impresa, di un'azienda. Tu ti senti in realtà un artigiano con la sua identità. Questa è un po' la comunicazione che dai poi all'esterno, che identifica un po' la tua attività. La parola è fondamentale per comunicare, uno come utilizza la parola l'altro comprende e capisce, l'evoluzione della parola è immensa, no? Infatti non mi sento imprenditore ma mi sento un artigiano intraprendente, mi piace essere legato a quello che è la territorialità del prodotto, a quello che è la territorialità del mio DNA e non necessariamente io mi devo adeguare a un brand, a un brainstorming, no? A tutte queste cose che poi normalmente nella quotidianità non mi appartengono, per cui neanche sono chef, perché dal francese la parola chef è tradotta male, cioè si pensa che sia il cuoco, invece è un capo. Lo chef c'è in tutte le vostre aziende, non c'avete lo chef cuisinier, ma lo chef cuisinier è cucina, per cui ci sono molti più cuochi che chef di cucina. Cuoco un po' lo possono fare tutti, lo chef, certo, di cucina è un po' più difficile. Non è facile comunque creare questo legame profondo con i clienti, perché comunque ti trovi a dover gestire clienti nazionali e clienti internazionali con culture anche diverse, quindi è una sfida. È vero, una sfida, però noi abbiamo una cosa che da qui all'Asia, all'America abbiamo tutti allo stesso modo, che è il palato. Noi recepiamo il caldo, il freddo, il morbido, il croccante, il dolce, il salato, tutti allo stesso modo. I più piccoli, che siano asiatici o americani, hanno un palato molto delicato, i più anziani ce l'hanno un po' più utilizzato, un po' più, tra virgolette, usurato, che mangiando il buon cibo o aderendo ai buoni prodotti si mette tutti d'accordo, perché fa rilevare quello che è il palato corretto, per cui una cosa è buona. Bocuse diceva c'è il buon cibo o il cattivo cibo, do ragione a lui, per cui una cosa o è buona perché è fatta anche col cuore oppure non è buona, e non conta la provenienza, perché il palato è un unico. È che magari in Cina siamo abituati, la nostra idea è più un qualcosa di dolce, forte, speziato, agro, che poi se andiamo a guardare nella storia della cucina italiana, toscana, siciliana, l'agrodolce abbinato al salato è sempre esistito, cioè esisteva. Certo. Per cui l'approccio al cibo deve essere un approccio molto più etico, molto più ampio, nel senso della parola di attualità, di inclusività, cosa che si era persa un po'. E con la cucina pop, 21 anni fa, quando abbiamo aperto il ristorante, abbiamo puntato dritto su quello. Adesso si parla sustainability, che poi durabilità in francese secondo me è la parola più corretta, più che sustainability, perché un prodotto diventa utile o diciamo accessibile a tanti quando ha una durata nel tempo. È il consumismo, cioè quando compriamo una cosa e la buttiamo via dopo 2 minuti che non ammortizziamo, se vogliamo parlare in gergo economico, per cui creiamo creiamo quello che è il consumismo, no? E il buttare via anche il cibo, la stessa cosa. Per cui quello che si avvicina al nostro mondo deve avere un approccio, che è un mondo di tutti, perché tutti noi possiamo fare a meno di tante cose, ma non del cibo e non del movimento. Queste due cose sono fondamentali. Per cui più ci avviciniamo in maniera delicata a questi due argomenti che ci appartengono, ci fanno vivere, più noi avremo possibilità di, come si dice adesso, customizzare bene su ogni persona il tipo di cibo che vogliamo servire. Bene, passiamo ora a Ettore Cavallino, che rappresenta il mondo dell'ospitalità di lusso, per capire come Accor riesce a creare queste esperienze memorabili per i suoi clienti. È sinonimo di ospitalità di lusso, quali sono gli elementi chiave che determinano
la creazione di un'esperienza esclusiva e memorabile. Teniamo presente che Accor ha più di 40 brand, 45 mi risulta, e quindi c'è anche il problema di dover declinare con sfumature diverse per rispettare, mantenere un posizionamento sul mercato, una diversificazione che non crei confusione ma che dia anche servizi chiari, no? al cliente. Certo, intanto buonasera a tutti, grazie per essere qua, è un piacere con questi amici. E c'è sicuramente un fil rouge per rimanere sul francese rispetto a quello che diceva Davide. Sì, Accor oggi ha tanti brand, nel lusso sono 7, dall'entry luxury fino a Orient Express Raffles. Sicuramente oggi Accor dice la sua nel segmento lusso. Apriremo, senza voler far troppo una marchettata, però Orient Express a inizio 2025 a Roma, seguirà poi Venezia e arriveranno poi il progetto treno. L'esperienza, tu hai detto una parola memorabile, uno dei nostri collection brand che si presta particolarmente a questo concetto di esperienza, l'unico standard che ha è la creazione di momenti memorabili, quindi per esempio M Gallery, la M sta per Mindful e Memorable, quindi l'idea è che si crei una storia che nasce dal design, nasce con la proprietà e nasce ovviamente con l'input di Accor e dei nostri specialisti, affinché ci sia un'esperienza unica legata a quell'albergo che il cliente poi si possa portare a casa. Questa è l'idea alla base, e questo ovviamente non è vero soltanto per i collection brand ma anche per i brand cosiddetti hard. Un altro esempio che secondo noi è fondamentale per creare un'esperienza unica è concepire gli alberghi non per i viaggiatori ma per i locali, quindi l'idea che l'albergo sia un posto dove la gente del luogo vuole andare e di conseguenza poi i viaggiatori seguiranno. Il simbolo di Sofitel sono due cerchi che non sono cerchi concentrici che vogliono proprio unire il French Zest, quindi il DNA francese, con la cultura locale. Per fare un esempio e banalizzarlo, al Sofitel di Roma la mattina troverete il croissant francese fatto secondo i dettami dei nostri chef, ma a pranzo e a cena ci sarà un'ottima matriciana. Questo riassume, banalizzando ma non troppo, l'idea del cultural link. E sicuramente l'esperienza culinaria all'interno degli alberghi, perché ci ricordiamo tutti che 20 anni fa la ristorazione d'albergo era triste, era quasi una punizione per il povero viaggiatore. Oggi invece l'idea è che anche il cliente che viaggia per lavoro da solo possa cenare da solo in un contesto cosiddetto lifestyle, che è un'altra parola abusata per cui abbiamo altri 14 brand dedicati, ecco. Ma l'idea è che sia veramente un'esperienza unica all'interno del tessuto sociale dove i locali vanno. Questo sono poi anche una richiesta da parte del cliente alto spendente di lusso, quella di integrarsi con la comunità locale, no? Di questo desiderio di autenticità che in questo modo assolutamente può assolvere. C'è un tema, poi sicuramente gli americani sono molto più attenti a una parte privacy security, ma decisamente anche il cliente lusso è cambiato, quindi l'esperienza locale. Poi siamo in Italia, quindi l'idea, no, della dolce vita, di tutti questi per certi versi cliché che però ancora ci aiutano ad essere attrattivi, quindi l'idea di vivere all'italiana, che nell'immaginario dello straniero è comunque una vita tra virgolette godereccia, dove si apprezza il buon cibo, il mare, il sole, sono tutte cose che sono fondamentali, quindi l'idea di avere veramente esperienze uniche che poi sono quelle che ti riporti a casa fa la differenza. E ora vorrei coinvolgere Fabio Andaloro per esplorare un po' come Air France KLM sta innovando nel settore dei viaggi per personalizzare l'esperienza dei passeggeri. La personalizzazione è diventata un fattore cruciale per incontrare le aspettative dei clienti anche nel trasporto aereo. In che modo voi utilizzate dati, tecnologia e innovazione per offrire questo tipo di esperienze ai passeggeri? Che ruolo ha in tutto ciò il protocollo NDC? Sta aiutando? Bene, allora, buonasera a tutti, per prima cosa, grazie anche per essere così numerosi nell'ultimo panel. Diciamo che come,
Quando parliamo di innovazione, Air France e KLM è qualcosa di, pur essendo una compagnia o due compagnie abbastanza anziane, diciamo che l'innovazione è nel nostro DNA. Mi posso magari raccontare un paio di pietre miliari. L'introduzione del Concorde è stato ovviamente qualcosa di molto di avanguardia. Air France è stata la prima compagnia ad introdurre la poltrona a letto con l'Espace 180, o una delle prime compagnie negli anni 90. Fino poi ad arrivare ai giorni nostri con l'utilizzo del wifi che abbiamo appena... Stiamo appena implementando a partire dall'anno prossimo con Starlink sui nostri aerei, avremo del wifi ultraveloce. KLM è stata molto ha avuto una fase di innovazione, ce l'ha tuttora, soprattutto sulla parte digitalizzazione, ma non solo. Se guardiamo negli anni in cui si sviluppavano gli aeroporti, è stata una delle prime aerolinee a creare questo aeroporto, questo sistema di aeroporto che ci dava veramente la possibilità di connettere i passeggeri in medio raggio, lungo raggio, ed era qualcosa di veramente innovativo all'epoca. Quindi c'è sempre stata questa voglia di innovare, di creare un valore aggiunto per appunto dare la possibilità ai nostri clienti di offrire un'esperienza anche tecnologicamente all'avanguardia e sempre più su misura, perché poi ovviamente ci sono parecchi fatti. Con ambedue le aerolinee noi utilizziamo dei CRS molto sofisticati. Stamattina ne parlava anche Gabriella con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Stiamo avanzando, abbiamo parecchie programmi e parecchie innovazioni. Ad esempio comunichiamo con i nostri clienti del programma Fedeltà Flying Blue, che sono all'incirca 22 milioni. Comunichiamo con delle chat box e comunichiamo anche in modo regolare ed utilizziamo questa piattaforma. Siamo anche molto avanti, siamo molto molto bravi, ambedue le compagnie, perché chiaramente si creano delle sinergie con l'utilizzo dell'app, anche stamattina è stata evocata, però oggi dare la possibilità al cliente durante il viaggio, sempre parlando di tecnologia, poi parleremo magari anche un po' più dell'umano, come diceva Luca prima, che in questo panel si traduce anche l'esperienza umana, ma il fatto di avere la possibilità di ricevere dei messaggi tutto nel percorso del viaggio è veramente qualcosa di innovativo e di molto utile. Ricevere qual è il gate, dove si può ritirare il bagaglio, se il bagaglio non arriva e già si sa prima, uno può già recarsi all'ufficio Lost and Found. Tutto questo è veramente per aumentare l'esperienza del cliente. Oggi abbiamo anche noi abbiamo introdotto la Face ID Recognition, viene utilizzata in moltissimi aeroporti negli Stati Uniti. Los Angeles è uno degli aeroporti dove abbiamo veramente al 100% questo, e lo stiamo anche testando in Italia. Per darvi anche due numeri, poi ti rispondo anche sulla parte dell'NDC, un gruppo come France KLM investe all'anno 1,5 miliardi per praticamente rinnovare i prodotti. Ovviamente un miliardo va per il rinnovo della flotta, ma gli altri 500 milioni sono in parte anche spesi per innovare, per la parte tecnologica. Lo dicevi stamattina, Luca, è qualcosa di molto costoso, quindi utilizzarla e mantenerla è qualcosa di molto molto costoso e intensivo, sì, è proprio intensivo a livello di IT. L'NDC, allora qua parliamo proprio di distribuzione, ovviamente ci sono parecchi clienti corporate. L'NDC diciamo che è una... non l'abbiamo inventato noi, non siamo noi i primi forse in questo, però ci siamo veramente
applicati e oggi abbiamo dei buonissimi score a livello mondiale. In Italia siamo all'incirca al 20% di copertura, quindi c'è una parte dei clienti che ovviamente non è il cliente corporate che già utilizza questa piattaforma. Una piattaforma che è stato discusso parecchio tempo fa, ma io amo paragonare e fare una metafora. Cioè, non so se vi ricordate quando giocavamo con il giochettino Atari su un televisore. Oggi quando vedo i ragazzi giocare con dei game è pazzesco, è tutta un'altra cosa. E questa è la differenza tra il GDS e di fatto e l'NDC. Questo è come vediamo noi l'NDC. Bene, concludiamo il primo giro con Tommaso Fumelli per capire come Ita Airways sta costruendo un'identità forte e innovativa all'interno del mercato. Ita sta cercando di posizionarsi quindi come un brand unico, innovativo nel settore. Quali sono le vostre strategie per creare un legame emotivo, sensoriale con i vostri clienti? Quanto di questo poi viene trasferito al programma Volare? Abbiamo parlato di reward prima, è un punto interessante e importante poi nelle strategie anche del trasporto aereo. Certo, buonasera a tutti, prima di tutto grazie per l'invito al Presidente Patanè. Sì, siamo una compagnia giovane appunto che nasce sì dalle ceneri di un vettore con forte tradizione, ma anche con l'esigenza di creare discontinuità col passato, in cui il 15 ottobre 2021 ci presentiamo con un nome nuovo, una livrea nuova con dei colori completamente diversi, quindi comunque con l'obiettivo di essere vettore di riferimento per gli italiani e ambasciatore del Made in Italy all'estero. Quindi questi sono un po' gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dall'inizio. E l'importante era creare della brand awareness, non era così semplice, perché io ho iniziato personalmente la mia avventura oltreoceano in Ita Airways, e quando andavamo a trovare le agenzie di viaggio negli Stati Uniti piuttosto che in Brasile era, diciamo, non semplice farci conoscere. Quindi è stata, diciamo, che questa è una cosa challenging, interessante, sfidante, molto bella. E abbiamo dovuto anche qui lavorare molto, investire molto sul prodotto, perché di fatto il prodotto è un po' il driver principale per valorizzare il brand e per essere vicini ai clienti. Quindi abbiamo iniziato sulla flotta, che è sicuramente l'elemento fondamentale. Siamo partiti con una flotta di 52 aeromobili, tutti di vecchia generazione. Oggi ne abbiamo 100, di cui il 60% è di ultimissima generazione. Abbiamo migliorato il servizio a bordo offrendo un'attenzione particolare tutta costruita intorno al Made in Italy, per cui con gli interni degli aeromobili disegnati da stilisti italiani, con attenzione ai menu di bordo in business class segnati da chef stellati. Abbiamo valorizzato i nostri primi touch point in aeroporto, che sono le lounge, dando appunto un valore molto forte con improntato sul carattere di italianità. E quindi il prodotto è l'elemento centrale, che poi serve per avvicinarci in modo forte a quelle che sono le esigenze del cliente. Il cliente è l'elemento centrale della strategia di Ita Airways, è un cliente che noi abbiamo ritenuto importante anche segmentare per capire quali sono le varie tipologie, per essere più vicini sotto tutti gli aspetti al cliente, e questo credo che sia un elemento oltretutto di valore, che non si riferisce solamente al cliente, al consumer, al cliente finale, ma anche alle aziende che sono appunto un nostro canale di vendita importantissimo. Le aziende che hanno ad oggi un prodotto differenziato a seconda dalle small and medium enterprises per arrivare alle local e alle global corporate, per cui anche qui prodotti molto customizzati, molto personalizzati per rendere appunto l'esperienza di viaggio adatta. E poi c'è ovviamente il mondo del trade, le agenzie di viaggio sono il nostro principale canale di distribuzione, ad oggi conta circa un 65% sul totale delle vendite di Ita Airways, e anche qui abbiamo segmentato, abbiamo dato del valore aggiunto cercando di identificare le esigenze delle varie agenzie
siano TMC, siano le agenzie, i tour operator, le leisure, le VFR. Oggi parlavamo di fenomeni sociali in continua evoluzione, quindi anche il segmento VFR, che è un segmento che è in grandissima evoluzione, per cui abbiamo ritenuto opportuno sviluppare tutta una serie di attenzioni particolari ai vari segmenti anche del trade. Parlavamo di programma Volare, anche stamattina ne ha parlato Emiliano Limosani, un programma di loyalty. Questo ci avvicina in maniera forte al cliente. Abbiamo dovuto iniziare da zero poco meno di 3 anni fa, un programma che ad oggi conta più di 2.600.000 iscritti e che di fatto anche qui ha consentito di segmentare, di customizzare l'offerta con 4 tipologie di, ovviamente, di tier, con 4 tier differenti. E qui abbiamo lavorato molto sulle partnership, tra queste spicca quella con American Express, che danno valore sia diciamo al cliente finale sia anche a noi, perché di fatto fanno un prodotto di loyalty veramente forte. Abbiamo parlato di customizzare, di personalizzare, e torniamo da te, Davide, per esplorare questo tema della personalizzazione dell'identità di brand in un mondo che è sempre più orientato appunto alla customizzazione. Come bilanci tu l'unicità di ogni cliente con il mantenimento di un'identità forte, riconoscibile? Quali leve usi per raggiungere questo obiettivo? Unicità del cliente da una parte e riconoscibilità della tua identità dall'altra. Ma come dicevo prima, con tanta passione provi a non avere a che fare con i numeri, ma avere a che fare con persone. Per cui tutti quelli che entrano al ristorante a casa nostra sono degli ospiti, non sono dei coperti. Non sono abituato a dare il numero come persona o la persona come numero. E da lì parte tutta la nostra, il nostro modo di cucire addosso ogni piatto a ogni persona che arriva. Dopo la pandemia abbiamo capito che dovevamo prendere una strada che fosse quella che avevamo in testa anni fa e non potevamo applicare, poi causa di forza maggiore l'abbiamo applicata, che è quella dei menu. Noi abbiamo sia in Olmo, che è la nuova apertura che abbiamo fatto 8 mesi fa e abbiamo preso una stella 2 settimane fa, sia in Do applicato questa cosa del menu, per cui il menu apparentemente in Italia, non magari come in Francia o Spagna che erano un po' più abituati, l'impatto del menu sembrerebbe un po' più violento, però alla fine se decido di andare a mangiare in un ristorante, in una casa di un'altra persona, devo lasciarmi condurre. E poi da lì deduco se lui mi ha customizzato o se mi ha cucito addosso quello che a me piace. Poi noi viviamo, io vivo in un mondo molto bello, è un po' atipico, non ha la velocità dei social, perché il cibo è uno slow, è una cosa delicata, è una cosa che ci dobbiamo concedere. Non ha una cosa che è una cosa che ci permette di stare bene, per cui più fai la ricerca, più trovi i prodotti, più segui la stagione e più tu dai felicità alle persone. Devi essere molto altruista per cucinare. E quindi il nostro modo di vedere il taglio su misura, il taglio sartoriale su misura sulle persone è quella di, quando le accogli, quando le senti al telefono, di agire in un determinato modo che è quello che a noi che rispondiamo al telefono o che riceviamo le prenotazioni anche via web vorremmo avere. Allora, tutti noi siamo più o meno una 60ina di persone, e siamo partiti in 21 anni fa, sempre però con l'idea dell'artigianato, nel modo di trattare le persone e nel modo di condurre il lavoro nella cucina. Quindi ci va una correttezza, una trasparenza anche nel parlare, nel comunicare con le persone. Dicevo prima, è fondamentale, questo è fondamentale. E dicevi sui giovani, non bisogna parlare di sogni con i giovani, bisogna parlare di obiettivi realizzabili. Anche questo è un messaggio che dai al tuo staff. Noi abbiamo una scuola di 400 ragazzi, abbiamo vicino al ristorante, abbiamo una parte di questo borgo che si sta completando, perché abbiamo fatto la panetteria, c'è Do, c'è Olmo, che era un po' il mio, prima dicevo sogno, mi correggo, era il mio desiderio. Perché credo che andare a parlare ai giovani di sogni penso che si vogliano illudere, o ci sono possibilità di un qualcosa che non è tangibile, non è vero. Se uno parla di desideri in una situazione come siamo adesso nella società, credo che sia un po' più comunicativo e più diretto, soprattutto più comprensibile, perché il desiderio è quello che per raggiungerlo
ti dà degli obiettivi di impegno. Tu ti impegni, hai un desiderio, se mai lo raggiungi, se non lo raggiungi ci hai provato. Se cominci a essere battuto nella testa con i sogni, a volte si avverano, che non è vero, perché quando ci alziamo dalla notte e proviamo a prendere il sogno bello che abbiamo avuto, sono lì così, ma non ci sono mai riuscito io a prenderlo, non ho mai capito dove sono andato a finire, anche se il sogno era bello. Per cui quando parliamo ai giovani è bello dare un tocco di realtà e di verità, no? Per cui tutti quanti possono desiderare e ambire a un desiderio senza poi essere abbattuti moralmente, no? Adesso sono di moda gli psicologi, sono di moda. Bisogna andare dallo psicologo per parlare. Secondo me forse una parte è vero, ma tutto il resto è tanta cosa montata, che basterebbe considerarci, come dicevo prima, delle persone e non dei numeri. Bene. Ettore, approfondiamo ancora il tema della personalizzazione del rapporto tra brand di lusso e clienti, focalizzato al mondo hospitality. È una delle vostre priorità? Quali strategie utilizzate per riconoscere e soddisfare poi le preferenze uniche dei vostri clienti in modo innovativo? E qual è il ruolo? Abbiamo parlato prima del personale, quello che si trasmette al personale. Il ruolo del personale in questa personalizzazione all'interno di Accor? Beh, è banale ma è fondamentale. Innanzitutto, secondo me, secondo noi, poi il lusso non è o è solo marginalmente l'opulenza, i materiali pregiati. Il lusso è un'attitudine, un modo di vedere il mondo e di vivere, che non è solamente legato al quattrino. Quindi, per capire che cosa vuole il cliente che ci sceglie, noi pensiamo che si poggi fondamentalmente su due gambe. Quindi c'è da un lato evidentemente il prodotto e la tecnologia, che grazie al programma Fedeltà di cui si parlava prima ci permette, rispetto anche a 30 anni fa, di conoscere veramente il singolo cliente. Ma dall'altra, la gamba, quella più importante, Davide ha detto una parola fondamentale, oltre alle persone, il cuore, e ne ha detta un'altra, il fatto di creare un'esperienza su misura, quindi conoscere veramente il cliente, capire che cosa si aspetta ed anticiparlo. Faccio un esempio divertente per certi versi. Io ho soggiornato in uno dei nostri alberghi con la famiglia. Ho chiesto un cookie perché mio figlio voleva un cookie. La volta dopo sono tornato da solo e ho trovato i cookie in camera, che tra l'altro a me non è che facciano impazzire volendo essere, però l'idea è di sapere, quindi non ci siamo riusciti fondamentalmente, ecco. Però ognuno di voi doveva esprimere un desiderio. L'idea è comunque di cercare, anche a rischio, e comunque è stato apprezzato, perché l'idea è che sapessero che comunque qualcosa legato al mio profilo aveva quell'aspettativa. Quindi si poggia veramente su due gambe, sull'emozione, sulla passione e sul duro lavoro, affinché, poi senza entrare nel merito della formazione che è necessario, che non è soltanto la formazione su come accogliere un cliente, come realizzarne i desideri, ma è sul modo di porsi, su come quella famosa attenzione speciale, quell'anticipare i desideri, sono alla base di quello che cerchiamo di fare in maniera strutturata e tecnologica. Ma senza la base, il cuore, la persona, poi si rivela un fallimento. Torniamo a te, Fabio, per parlare di trasporto aereo e a come Air France e KLM si rivolge ad una clientela premium. Quali sono le strategie che mettete in atto per migliorare continuamente i vostri servizi premium e rafforzare il valore che viene percepito poi da questi viaggiatori di fascia alta? Sì, allora, anche noi, bellissime queste parole, passione, ed è qualcosa che ci accomuna con il mondo della gastronomia, con il mondo dell'hotel. Noi abbiamo osservato già pre-Covid una tendenza che sicuramente post-Covid si è amplificata, ed era questa tendenza di voler provare un'esperienza premium, e questa voglia si è amplificata, lo vediamo
oggi con tanta domanda di clienti che viaggiano per leisure, che vogliono viaggiare in cabine premium. Noi qua giochiamo la carta del contatto umano, definitivamente la personalizzazione è qualcosa che è nel nostro DNA, da una parte un po' più alla française con il brand Air France, dall'altra magari un po' più dinamica, un po' più efficace, che è quella dell'approccio olandese, che è un po' più pragmatico. Noi con i nostri due brand riusciamo ad avere delle business class, e con uno solo, la Premier, che è la nostra first class, dove riusciamo ad esprimere nei nostri servizi a bordo o nell'attesa della connessione all'aeroporto, nelle varie lounge, un servizio proprio non su misura ma personalizzato. Vi faccio degli esempi. Abbiamo incontrato ieri dei clienti e ci parlavano, ci raccontavano, no, dell'esperienza in volo, perché voi immaginate un cliente che viaggia 220-300 ore all'anno è tantissimo e passa veramente tantissimo tempo nei nostri aerei. E a loro piace questa attitudine, questa passione che hanno i nostri steward o hostess, e questo être alla française da una parte, oppure se amano quella un po' più dinamica olandese, dei piccoli gesti, per esempio un compleanno, oppure un bigliettino con su scritto grazie per viaggiare di nuovo con noi, a noi ci mandano le foto, fanno le foto, ci mandano le foto di questi momenti a bordo. Quindi il fatto di personalizzare, pur essendo abbastanza grande, perché trasportando 93 milioni di passeggeri all'anno diventa complesso, ma nelle due cabine, quella business e la Premier, riusciamo a farlo. Oltretutto noi abbiamo proprio una filosofia e quattro aggettivi, che sono l'eccellenza, la libertà e il piacere, poi c'è l'esclusività, che è solo dedicato alla Premier, e qua quando parliamo di eccellenza parliamo veramente di generosità degli spazi. Abbiamo visto che post-Covid c'è bisogno di più spazio, abbiamo delle cabine che sono molto più, dove si possono anche chiudere delle piccole porticine per riuscire ad avere anche la possibilità di lavorare oppure di riposare. Quando si parla di eccellenza, si parla di avere una persona di riferimento, ovviamente anche nella cabina business il passeggero viene riconosciuto, viene presentato al capocabina, quindi c'è proprio una relazione che viene instaurata. Ovviamente parliamo di viaggi lungo raggio, su un medio raggio è molto più complesso avere questo tipo di approccio. Quando parliamo di libertà è la gestione del tempo, come diceva il nostro chef, oggi riuscire a avere la possibilità di prendersi il tempo, di adattarsi ai propri ritmi, è qualcosa di molto prezioso. E se uno viaggia con noi può decidere quando pranzare, quando lavorare, sulla Premier addirittura ci sono dei tempi molto più larghi, e questo è fattibile. Il piacere, non rivengo sulla gastronomia, ma per noi la gastronomia è importante. Ovviamente abbiamo questo French touch che ci porta a disegnare tutto intorno alla gastronomia. Due parole sull'esclusività. Sull'esclusività, noi abbiamo un prodotto veramente esclusivo, siamo uno degli unici, delle uniche compagnie aeree ad avere nella nostra cabina first, quindi la Premier, solo quattro poltrone letto, che indicano la vera volontà di fare qua un servizio personalizzato e dare anche la possibilità di poter riservare, privatizzare questa cabina, e quindi renderla veramente esclusiva. Grazie, concludiamo questo secondo giro di domande con Tommaso Fumelli. Esploriamo un po' il tema della tradizione e dell'innovazione, no? Che sono due valori altrettanto importanti nel posizionamento di Ita Airways, e in che modo
il vostro vettore integra la propria storia e l'heritage con le aspettative dei clienti moderni, poi per offrire un'esperienza che sia distintiva e unica. Allora, la nostra storia è breve ovviamente, per cui diciamo nei 3 anni di vita possiamo sicuramente avvalerci di quella che è stata, insomma, l'esperienza di un vettore che per tradizione, che per decenni ha esportato, no, l'italianità nel mondo. E appunto recentemente noi abbiamo reintrodotto nel nostro brand l'Inspired by Alitalia. Iterways aveva acquisito fin dall'inizio il brand all'Italia perché aveva un valore, rappresentava un asset per noi, lo stiamo adesso riapplicando e come dice la parola stessa, diciamo il motto stesso dice, per noi è un po' una fonte di ispirazione perché ci deve appunto motivare a creare sempre un prodotto più adatto alle esigenze dei clienti, ma sempre con forte componente di italianità. Parlavamo di viaggiatori che sono sempre più esperti, lo sappiamo, il viaggiatore ormai viaggia in aereo tantissimo, è un viaggiatore anche stanco forse un po' per certi aspetti perché è costretto per un overload di low cost, diciamo così, a vivere anche un'esperienza di viaggio pesante, faticosa, ed è per questo che noi abbiamo proprio la necessità di sviluppare qualcosa che invece consenta al passeggero di vivere un'esperienza di viaggio completamente diversa. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo. Credo che sia importante in tutto questo creare forte empatia col passeggero, avere una, essere molto, molto vicini anche dal punto di vista della ricerca dei valori, delle necessità che ha, e questo credo che sia un po', diciamo, la nostra fonte di ispirazione anche per il futuro. Grazie, intanto inizio a ringraziare questi 4 relatori, però approfitto per concludere con un momento un po' speciale, è un faccia a faccia, un'intervista doppia che metteranno a confronto 2 visioni complementari sul tema dell'esperienza qualitativa e del valore della personalizzazione. Lo faremo con Claudia Florian, che è Milan BTC Manager di Uvet American Express, che rappresenta l'azienda, Cesare Belosi, Global Travel and Expenses Manager di CNH Group, che rappresenta il cliente. E quindi vedremo attraverso le strategie quelle che guidano, diciamo, l'esperienza dei clienti, quali sono poi i punti di forza per i brand. Inizierei con Claudia chiedendo, in un momento così sempre più orientato alla personalizzazione, come fanno le aziende a bilanciare l'unicità di un cliente con la coerenza e la riconoscibilità del proprio brand. Buonasera a tutti. Grazie Presidente per l'opportunità e grazie a lei per aver interrotto Di Pasquale prima, che mi stava portando al tema, era entrato nel mio campo e se non fermava lei diceva tutto, quindi grazie. È vero, siamo in un mondo che sta andando sempre di più verso una personalizzazione che fino a una decina d'anni fa non era così spiccata, così sentita. E quindi è stato importante il nostro brand, che negli anni è diventato, si è affermato sul mercato proprio perché è stato in grado di recepire, di ascoltare con quella rapidità di cui parlava il Presidente stamattina, velocità, quelle che erano le nuove modalità, le nuove richieste, le nuove esigenze che stavano arrivando dal mercato e dai nostri clienti. Siamo partiti infatti anni fa da una tabula rasa e, se vogliamo, da un cliente che ha iniziato a chiederci, a darci questo input, questa necessità di differenziare, di cambiare le richieste, richieste sempre più personalizzate, quindi di andare oltre a quello che era il servizio standard, un qualcosa di più personalizzato per una determinata fascia di passeggeri. E abbiamo creato un nostro team d'elite, il nostro fiore all'occhiello, che è un team executive, un vero e proprio team di professionisti che abbiamo selezionato all'interno, che devono avere determinati skill, degli skill che sono fondamentali per poter dare un servizio a quei livelli di esclusività, un servizio vero e proprio di concierge, come diceva anche Massimo prima, un servizio che risponda a
tutte le esigenze dei clienti che sono sempre più particolari, sempre più personalizzate, appunto. Bene, Claudia ha evidenziato un po' l'importanza, no, di bilanciare la personalizzazione con anche la coerenza del brand. Cesare, dal tuo punto di vista, in qualità di cliente, come questa coerenza si traduce poi in fiducia e anche nella percezione del valore? Quali sono gli aspetti che poi rendono l'esperienza di un brand memorabile? È una domanda molto bella, perché trattiamo, ovviamente partiamo dal presupposto che stiamo parlando di viaggi corporate, di una popolazione che è particolare, nel senso che stiamo parlando di persone che si muovono per realizzare degli obiettivi di business, ma sono persone che si spostano e hanno delle necessità, le più disparate, molto diverse. Cioè, è molto importante che chi ha ruolo di travel and expenses manager di un'azienda abbia ben chiaro che tipo di servizio vuole, qual è la filosofia del servizio che vuole erogare, perché siamo, c'è un doppio livello di clientela. Cioè, ricordiamoci che il primo cliente è l'azienda stessa che paga per un servizio per far funzionare il proprio business, il cliente è il travel manager, ma poi è cliente anche la persona che viaggia. E se andiamo a guardare la fascia di popolazione che viaggia di più, che ha più responsabilità nell'azienda, prevedere e andare a pensare di personalizzare il servizio non è una mossa di marketing furba per avere il decision maker contento, è una cosa necessaria per essere più efficaci nel realizzare gli obiettivi di business. Ovviamente se si è fatto un lavoro congiunto nell'andare a definire che cosa è realmente importante, che non è necessariamente il privilegio, non è necessariamente la coccola gratuita che magari uno si aspetta in un altro tipo di situazione, ma è l'efficienza, è essere in grado di avere quello che serve per se stesso, per il proprio staff, tra l'altro spesso intermediato, un punto molto importante, da un assistente o da uno staff che non è il viaggiatore stesso, ma è qualcuno che è nel mezzo e a sua volta cliente. Quindi è molto importante avere ben chiaro questo scenario per andare a disegnare il servizio. Cos'è che viene percepito? Viene percepito quando tutto funziona bene. Quando la persona ha, quando soprattutto il manager, ma questo vale per qualunque viaggiatore, di nuovo non voglio farne una questione di dare un privilegio, ma far arrivare a tutti il servizio di cui ha bisogno, di cui si ha bisogno per realizzare i propri obiettivi. Siamo in un'epoca che è un po' cambiata su questo, c'è una popolazione molto variegata che viaggia, cioè chi viaggia aspettandosi, magari un po' più diciamo esperto, mettiamola così, aspettandosi alcune cose, c'è un'altra fetta di popolazione che è molto focalizzata, abituata a viaggiare, per cui andare a prendere dall'altra parte del mondo non è una roba chissà che cosa, ma lo voglio fare con un tempo ragionevole per pianificarlo, senza grossi imprevisti, avendo un buon servizio, dando qualità al tempo personale che ho comunque durante il viaggio di lavoro e così via. Questo poi viene percepito come un valore, torna in maniera evidentissima sia per noi che siamo intermediari in questo, sia poi per chi eroga il servizio. Claudia, erogare una esperienza qualitativa richiede un'attenzione spasmodica ai dettagli, una capacità di ascolto costante, sicuramente la figura del concierge può in qualche modo rispondere anche a queste aspettative, a queste richieste di mercato, ma quali sono gli strumenti o le pratiche che ritieni fondamentale per costruire poi una relazione di lungo termine tra azienda e cliente, una relazione di lungo termine che si deve poi interfacciare con una situazione di mercato, lo vediamo bene, fatta di disguidi, ritardi, cancellazioni di voli, quindi ci sono poi dei fattori esogeni che possono in qualche modo porre dei freni, no, a questa volontà e a questa capacità poi di erogare una esperienza qualitativamente alta. Assolutamente, due dei fattori li ha elencati poco fa, quindi dicendo attenzione al dettaglio e la capacità di ascolto. La capacità di ascolto di cui parlavo prima è una capacità di ascolto che non è limitata all'inizio del servizio, ma è una capacità di ascolto che è continua ad ogni richiesta che fanno gli assistenti, ad ogni richiesta di viaggio. E poter avere un rapporto duraturo con il cliente deve basarsi su delle caratteristiche principali che dobbiamo avere nel svolgere il nostro lavoro, che è quello la passione prima di tutto, che è stata nominata più volte, quindi i nostri operatori lavorano con passione ed è quella che li contraddistingue, una passione che riescono a trasmettere anche soltanto telefonicamente, perché è importante. Sono disponibilità, parliamo di disponibilità, di flessibilità,
credibilità, di trasparenza con i confronti del cliente, e parliamo di creare un'empatia con il cliente e iniziare a costruire un rapporto di fiducia, una fiducia che deve essere costruita nel tempo, non può nascere da subito. Il cliente deve imparare a fidarsi e a fidarsi a noi, perché quello è il nostro lavoro. Noi serviamo una serie di customer che hanno servizi merceologici diversi. Il nostro compito è quello di occuparci delle loro richieste di viaggio. Non deve essere un compito demandato agli assistenti che ci fanno la richiesta. Quindi questo rapporto di fiducia è basato su tutte queste caratteristiche che i nostri operatori hanno e devono avere. La passione però, prima di tutto, è una vocazione che dobbiamo avere, anche perché non avessimo la passione e la vocazione questo lavoro sarebbe davvero difficile da fare, proprio per tutti gli imprevisti che ci capitano, perché noi siamo di fatto degli intermediari, e quindi doverci rapportare con il cliente e dovendo giustificare situazioni che sono indipendenti dalla nostra volontà non è facile, però la passione che abbiamo per questo lavoro ci aiuta nello svolgerlo nel miglior modo possibile. Certo, Claudia ci ha spiegato quindi come si fa a creare questa relazione di fiducia a lungo termine con il cliente. Ma lato cliente, Cesare, quali sono davvero gli aspetti pratici poi che sono più apprezzati, che fanno la differenza nel costruire questo rapporto poi di fiducia con il fornitore di servizi? Allora, ma ti rispondo allo stesso modo. Allo stesso modo, no, allora, valgono le stesse parole. No, è una cosa molto intelligente e interessante che è stata detta, perché ricordiamoci che anche il top management seguito dall'assistente nel 2024-2025, quello che può lo fa da solo. Quando si rivolge agli esperti è perché ha bisogno di un aiuto in più. E l'esperienza, la competenza, ma anche la passione, il fatto che lo si faccia in un'ottica di ti aiuto, cioè intervengo nel momento in cui hai bisogno, ti do un valore aggiunto, è percepito moltissimo. Un rapporto di collaborazione, certo, di partnership, non essere un solo fornitore, ma essere un partner, andare insieme, no? Nella stessa strada, è quello. Esatto. Gli obiettivi comuni, condividete. Esatto. E qui parlo anche per i travel and expenses manager, soprattutto se hanno poi un ruolo su aziende globali. Possiamo delle volte i peggiori nemici di noi stessi, cioè noi dobbiamo ricordarci questi aspetti nel momento in cui disegniamo i processi, le policy, quello che chiediamo, che valore ha, come lo vendiamo all'interno della nostra azienda, perché la cosa peggiore che possiamo fare è poi mettere vincoli, regole o fare richieste che siano incompatibili, cioè stiamo parlando di attenzione al dettaglio, spesso non si sposa con l'attenzione, anzi attenzione spasmodica al dettaglio non si sposa con l'attenzione spasmodica ai costi. Quindi ci deve essere un minimo di coerenza e di disegno, fermo restando che deve essere chiara quella che è la filosofia dell'azienda, quello che è il budget di spesa, quello che si vuole realizzare. Ma di nuovo, noi diamo un servizio per raggiungere un obiettivo di business, ma che muove persone che hanno una fetta della giornata personale. Quindi è lì che si crea la differenza poi eventualmente anche di percezione, e dico siamo noi peggiori amici di noi stessi, perché noi, penso di poter parlare per un po' la categoria, è molto importante che il nostro cliente interno si fidi dell'agenzia, si instauri in un rapporto duraturo, è a vantaggio di tutti perché è una partnership che è conveniente a tutti, che duri nel tempo, non è infinita, è giusto ogni tanto rimettere in discussione le cose, ma è importante vederlo in un'ottica di partnership, non in un'ottica di un servizio. Sì, ecco, no, è una roba diversa, molto delicata. È un equilibrio, anzi, un certo, equilibrismo. Ci vuole tempo, molto, quindi anni, per conoscersi, per affinare un po' quella che è la conoscenza reciproca. Ma con Claudia, ultima domanda, andrei oltre il discorso della personalizzazione. Puntiamo all'esclusività. Stiamo parlando di clienti di primissima fascia. Che cosa bisogna fare poi per rispondere anche alle esigenze, alle richieste più particolari? L'ho nominato prima, noi abbiamo questo team d'elite che è il nostro fiore all'occhiello, che si chiama il team executive, che svolge questo servizio di vero e proprio concierge, senza limiti di servizio. Ecco, perché se dovessi dirle quali sono i servizi che svolge questo team, un paio d'ore le avete?
pochi. Possiamo iniziare ad elencarli, però sarebbe un po' troppo. Puoi dire tutto? Dire senza limiti di servizio troppo. Direi che coglie il messaggio. Con estrema personale che è in grado di dare delle risposte immediate, delle risposte di riservatezza, estrema riservatezza. Iniziamo con ovviamente delle personale che ha 15 anni di esperienza, che parla le lingue, che è in grado di gestire ottime capacità di problem solving. Come detto prima, ci sono delle situazioni che possono capitare, degli imprevisti che possono capitare, ma lo skill più importante che queste persone, la passione l'abbiamo detto che è alla base di tutto, e quella non la ripetiamo, però uno skill molto importante che devono avere queste persone, che hanno queste persone, è la gestione dello stress, la gestione dell'ansia, ma non solo l'ansia propria, che quello è importante ovviamente, perché noi abbiamo tantissimi operatori che sono bravissimi, professionali, con esperienza, però magari in questo peccano un pochino e quindi non possono far parte di questo team, ma la gestione dell'ansia di chi sta dall'altra parte, dell'assistente, tendenzialmente è sempre l'assistente 90 su 100 che ci chiama, che si trova in difficoltà perché magari hanno cancellato un volo, piuttosto che c'è un ritardo, per maltempo, qualsiasi cosa. E è importante che il nostro team sia in grado di gestire l'ansia di questa persona, di tranquillizzarla. Come? Anche solo col tono di voce, col modo di parlare, con la serenità, infondere questa sicurezza in modo tale che questa si affidi, come dicevo prima, totalmente al nostro team, che dà quel servizio di esclusività, oltre che di personalizzazione, che il cliente ha bisogno in quel momento. Il team è un team che è H24, 7 su 7, 365 giorni l'anno, per questo ci vuole la passione, altrimenti sarebbe davvero difficile poterlo fare. È un team che segue il viaggio di questa fascia del board delle nostre aziende dall'inizio alla fine, e inizio fine non intendo inizio richiesta e fine missione documenti di viaggio, ma inizio richiesta e sono tornato a casa. Quindi seguirlo totalmente nella totalità di questo viaggio, proprio per essere pronti e reattivi e veloci e rapidi nell'intervenire nel caso in cui si verificano situazioni come quelle che dicevamo prima, i classici imprevisti che possono esserci. Quindi rendere il viaggio il più fluido possibile, perché al viaggio non deve sono businessmen che viaggiano per lavoro, quindi devono pensare ad altro, al resto ci pensiamo noi. Se posso, sì, certo. Io purtroppo quando inizio a parlare poi faccio fatica a fermarmi, però giuro che dico, l'ultima, meno male che... Una cosa ci tenevo a dirla, perché è proprio successo un aneddoto 2 giorni fa, un assistente di un nostro top executive è passata nei nostri uffici di Corso Como, dove c'è il team, voleva conoscerlo, voleva ringraziarlo, l'ha definito il suo dream team e ha detto che senza di loro non può più farne a meno. Queste sono, intanto dà l'esatta dimensione di quello che è il nostro servizio, di quello che è il nostro obiettivo, point taken, no? Mi viene da dire in questo caso, ed è un'adrenalina massima per noi. Intanto ne approfitto per ringraziare il team, non solo l'executive, ma tutto l'operativo di UVTGBT, che il presidente lo sa, è il numero uno sul mercato, proprio perché abbiamo persone che sono davvero sempre disponibili, che lavorano con passione, quindi ne approfitto. Un inciso, posso? Certo, perfetto. Ormai l'ho fatto. Io ribalto la domanda a Cesare, ma sicuramente mi dirà che quello che ha detto Claudia vale anche per sé. Però dal tuo punto di vista, dal punto di vista cliente, che cosa rende davvero esclusiva un'esperienza? Quando ci si tratta di richieste particolari, e che cosa ti aspetti poi dal fornitore di servizi? Di nuovo, se non parliamo in generale, ma di questo servizio... Di questo. Concordo, siamo molto d'accordo in generale sulle cose. Per dare un punto di vista in più, anche per non far passare il messaggio, anzi per far passare il messaggio correttamente, appunto, le aziende hanno delle regole. Cioè, prima mi sentivo scherzando, dicevo, basta prenotargli una first. No, cioè, anche l'executive, soprattutto in un'epoca in cui si tende a cercare di dare delle regole comuni, perché spesso si viaggia insieme, non è epoca di ti do privilegi e servizi esclusivi. Ovvio che se parliamo di presidenti o di gente che ha un rischio nel viaggio tale per cui sono necessarie determinate situazioni ad hoc, è un altro discorso, ma
il top management spesso viaggia magari con dei collaboratori, cercano di condividere le cose, ci sono delle regole. Quello che rende il servizio esclusivo è il come si reagisce all'imprevisto, alla richiesta e come la persona si sente tranquilla di poter realizzare i propri obiettivi senza grandi sorprese, pur sapendo che ci possono essere regole, restrizioni, a seconda dei diversi business che sono presenti in sala, ci possono essere periodi in cui ci sono più restrizioni o meno. A maggior ragione la differenza la fa come si affronta l'organizzazione e il viaggio, magari rinunciando ad alcune esclusività, ma aggiungendole dove si può, e soprattutto, ripeto, la percezione di essere tranquilli, di sapere che qualsiasi cosa succede ho qualcuno che mi dà un valore aggiunto, ovviamente con un'ottica più esperta, più customizzata, conoscendo meglio la mia assistente o il mio assistente, il mio staff, me stesso che viaggio, proprio per andare poi ad aggiustare nei margini di quello che si può fare e darmi un'esperienza un po' più vicina alle mie abitudini. Una conoscenza che non è solo verso il cliente, eh? È importante avere anche una conoscenza verso i fornitori, quindi è quello che fa la differenza. Sapere a chi rivolgersi, cosa chiedere, cosa poter chiedere e cosa no. Non poter chiedere è impossibile, perché noi gestiamo qualsiasi anche l'impossibile. Domanda, anche l'impossibile. Il errare umano mestre, team executive, non è permesso, giusto? Beh. No, diciamolo, qualche errore è stato fatto. Qualche no? errore si fa, non era colpa nostra. Cioè è inevitabile, non era inevitabile, qualche errore si fa, è assolutamente naturale e sì. normale il come si gestisce e si risolve l'errore che fa la differenza in questo caso. Ed è giusto che chiunque abbia comunque sia un'aspettativa misurata, cioè il ti chiedo la qualunque, almeno nella nostra impostazione, non piace a nessun livello. Il hai esigenze di tempo, di business, tali per cui hai bisogno di una pianificazione più accorta, di un'assistenza, di un concierge che ottimizza i tempi, quello sì è business. Non è solo esclusivamente marketing, faccio contento il mio top management. Sì, deve essere contento, ma in quell'ottica, non perché gli regaliamo cose, ecco. Certo. Grazie Claudio e Cesare per averci offerto una visione completa su come personalizzare un'esperienza di viaggio, dare queste esperienze qualitative in modo coerente e soprattutto un valore che riguarda sia le aziende che il cliente. Grazie anche ai nostri ospiti per aver condiviso con noi le loro visioni e le esperienze. È evidente quindi che il successo di un brand passa poi dalla capacità di creare un legame emotivo forte, no? con i propri clienti. Bene, non mi resta che chiamare sul palco il patron di questa iniziativa, il presidente Luca Patanè, che farà le conclusioni finali e saluterà. Beh, devo dire che giornata intensa, come sempre, piena di contenuti, pieno di suggerimenti dai nostri ospiti che hanno dato una loro visione e soprattutto certe volte bisogna un po' uscire dagli schemi, no? Tornare alla bottega, come si diceva prima, e creare una factory della bottega, creare una grande azienda alberghiera mettendo insieme più brand, ed è affascinante la collezione che ha fatto Accor. Beh, che dire, i partner storici, Air France e ITA, che sono quelli che con cui noi tutti i giorni lavoriamo. E ringrazio Claudia per lo splendido lavoro di tutti questi anni e il fatto che andremo avanti tutto. E Cesare per l'amicizia e per la serietà che dimostra tutti i giorni quando parla con noi. Vi ricordo la cena di gala stasera e l'anno prossimo sarà il 27 di novembre, abbiamo già stabilito una data. Anche perché nel mood diciamo di quello che noi stiamo facendo, quindi fine anno, l'inizio dell'anno eccetera eccetera, quindi ringrazio ancora tutti e ci vediamo più tardi, grazie. bravo, ciao Fabio, grazie.
the floor.